fratelli, le parole del nostro Salvatore Gesù Cristo, di Acqua Viva, hanno affrontato il tema della meditazione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani in questo anno 2015, con un profondo significato spirituale ed ecclesiale. Gesù dice alla Samaritana, al pozzo di Giacobbe, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede, che ti dice dammi da bere, tu stessa gli avresti chiesto a lui e ti sarebbe dato acqua viva. Abbiamo capito da queste parole che il Signore Gesù Cristo è la luce della vita e la guarigione della malattia, perché è la sorgente di grazia e di verità che dà la vita. In questo senso l'Apostolo Paolo chiama la grazia redentrice di Cristo, accoglie quindi i cristiani di Corinto con questa benedizione: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Che stesse parole sono riprese dalla Chiesa in benedizione della Messa. Così la grazia rivela a noi e ci dà Cristo, il Figlio di Dio incarnato. Contiene in sé amore di Padre, di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. Grazia e l'amore della Santa Trinità per uomini condivisi da Gesù Cristo risorto dalla tomba e asceso al cielo, lo Spirito Santo che scende nel mondo per unire le persone spiritualmente con Cristo, gli uomini gloriosi e fedeli a dare la vita eterna, regno della Santissima Trinità, che è il modello e la fonte della vita e l'unità della Chiesa. Ricordo quando Cristo chiede acqua a una donna samaritana, aveva sete. Il Vangelo non dichiara che Cristo ha bevuto dalla fontana da cui voleva attingere l'acqua, ma lascia qui la sete bonificata. La donna viene a prendere l'acqua dalla fontana e va via da qui con serbatoio vuoto, ma lei porta in sé l'acqua viva, porta Cristo. Ci chiediamo, se Cristo ha il potere di moltiplicare il pane nel deserto, a camminare sull'acqua, suscitare i morti, così fare i miracoli, non sarà in grado di rimuovere le sorgenti di acqua dalla roccia o sabbia per la sete? Ma l'acqua che chiede Cristo è la vita di noi tutti. Egli vuole che l'uomo si apra per vivere in essa. Appollaiato in tal modo, può prendere la sua icona negli esseri umani. La vita divina non è data all'uomo senza desiderarla, non dare a malincuore. Se veniamo messi in condizioni di essere fontane noi stessi per dare acqua potabile, sarà l'acqua chiara, sarà l'acqua in quale un uomo trova la sua origine. Ma temo che molti di noi sono solo fango. Ci sono molti che non hanno mai scavato in se stessi per pulire in profondità. Un'acqua stagnante non può essere donata. Essa non pulisce, al contrario, si tratta di malattie. Dove possiamo pulire i nostri fondali? Certo, in chiesa. Ciò che rimane sorprendente è che dopo puliamo, qui come noi guardiamo e noi non vediamo il nostro volto, come accade nel mondo, ma vedremo Cristo. Un giovane uomo di recente ha detto che mentre rispetta la fede, questo non è sufficiente e in genere la vita sembra senza senso e contemporaneo dell'esistenza umana sembra che in molti casi è caratterizzata da stress e la noia. Dovremmo forse essere coscienti che la fede cristiana non è solo un insieme di verità a cui mostrare rispetto in virtù di tradizioni ereditate. Si tratta, come santi padri notano, di una lotta costante dell'anima vivente per acquisire eternità,
Se questo punto di vista sembra troppo alto per le nostre ricerche in corso, quindi iniziare le cose semplici e naturali che ci aiutano a guadagnare più vita in noi stessi. Ad esempio, cercare il più spesso possibile fare qualcosa per aiutare coloro che ci circondano senza lasciare la traccia o in qualsiasi modo un interesse o ricompensa. Allora cerchiamo di essere onesti e retti. Non dobbiamo includere l'ipocrisia, che in pratica significa l'uccisione consapevole di amore e semplicità di edificazione, che in modalità nativa ogni uomo è dotato dal Padre Celeste. Quindi si sente un bisogno stringente di un farmaco miracoloso, un rimedio di là delle nostre forze per venire alla luce. A proposito di questo farmaco, il nostro Salvatore ha parlato alla donna samaritana, come apprendiamo dal Vangelo. Nostro Signore Gesù Cristo le dice che Lui può dare l'acqua viva e si berà da esso, non avrà più sete in eterno, perché l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scorre per tutta la vita eterna. Qual è l'acqua viva? È la grazia dello Spirito Santo, la potenza di Dio che dona a tutti coloro che non sono soddisfatti con un po' di vita spirituale mediocre. Solo la grazia può risorgere la nostra vita, come è successo tante volte nella storia, quando gli esseri umani hanno preso sul serio la preghiera e il pentimento. In un certo senso, in tempi difficili di oggi, è molto favorevole per un risveglio spirituale, se confidando nell'aiuto di Dio, così che possiamo cambiare, e se sapremo di umiliarci e riconoscere le nostre infermità. La vita eterna è ancora pregustata in questo modo, nella santificazione della Chiesa di Cristo. L'esperienza della comunione di vita e di amore dell'uomo verso Dio Creatore e Redentore del mondo, il pegno di eterna gioia celeste che non può essere fabbricato da chiunque e niente al mondo materiale limitato e temporaneo. Quindi, vediamo che il tema della settimana in quest'anno di preghiera per l'unità dei cristiani chiede ai cristiani di chiedere e ricevere l'acqua viva e la grazia dello Spirito Santo che santifica la vita dell'individuo, della famiglia, della Chiesa e della società, mostrando la sua presenza nella vita delle persone attraverso i frutti dello Spirito Santo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, la temperezza e purezza. Questi frutti dello Spirito Santo ci aiuta a lavorare di più per la riconciliazione, la comunione, la cooperazione e l'unità nella Chiesa e nella società.